Allora, Donatella Busetto, noi siamo qui per parlare di una nuova produzione, La Vedova Ingegnosa, che è un intermezzo buffo. Ci racconti un po' com'è nata l'idea di proporre quest'operina, quest'opera praticamente sconosciuta? Beh, questo corrisponde al nostro intento di riproporre il repertorio barocco a un pubblico più vasto, cercando di coinvolgere anche le nuove generazioni. E per far questo abbiamo scelto proprio questo tipo di repertorio che è costituito da tutti i parametri e gli elementi di un'opera, quindi ci sono i cantanti, c'è l'orchestra, c'è la regia, c'è la scenografia e quindi è questa piccola opera che però ha sfondo comico. Intermezzi infatti venivano inseriti all'interno degli atti delle opere serie proprio un po' per rivivificare l'animo di coloro che ascoltavano le opere serie appunto con questi inserti a sfondo buffo, molto allegri, molto accattivanti. E il nostro tentativo sarebbe proprio quello di veicolare questo tipo di repertorio antico attraverso la leggerezza di questi intermezzi. Fa parte proprio del lavoro che si svolge all'interno del laboratorio per l'opera barocca. Ecco, parliamo di questo laboratorio. Di che laboratorio si tratta? Voi lavorate con i giovani, con i ragazzi, però avete dei nomi importanti che tengono delle master che lavorano con questi giovani. Certo, anche per questa occasione abbiamo avuto Sara Mingardo che ha preparato i ragazzi dal punto di vista della vocalità e dell'interpretazione stilistica, proprio per la circostanza. Però noi abbiamo anche masterclass dedicate a particolare repertorio, tenute da Sara Mingardo, da Vivica Genot, da Monica Baccelli per quanto riguarda la vocalità, poi ci estendiamo anche a specialità strumentali. Però diciamo, il laboratorio è finalizzato proprio all'opera barocca, quindi dà preeminenza proprio allo studio della vocalità e del repertorio che prevede la vocalità. In questo caso, quello che si vede qui al Teatro Verdi di Gorizia è la prima messa in scena. Dell'opera ingegnosa, sì, della Vedova Ingegnosa, sì, è la prima. Ne abbiamo fatto una registrazione però ieri, quindi raccogliendo quanto più materiale possibile per la post-produzione, in modo tale da creare un prodotto finito, audio-video, da poter collocare sulle piattaforme, di diffusione tipo Rai 5, Rai Play e poi tutte le altre piattaforme internazionali. Quindi avrà l'esecuzione di questa sera, ma non rimarrà isolata, avrà molta più visibilità nel tempo, con durata illimitata per tutti coloro che vorranno ascoltare questa nostra produzione. Allora, questa produzione prevede dei giovani cantanti, degli strumentisti che sono sostanzialmente i professionisti di questa compagine, ma anche una scenografia. Come avete pensato questa scenografia? Ecco, proprio riallacciandoci al discorso del tentativo di veicolare questo repertorio e coinvolgere nuove generazioni per dar seguito appunto a queste occasioni di ascolto che siano frequentate, abbiamo pensato di vivificare tutto utilizzando una scenografia pensata dai giovani, quindi abbiamo pensato di coinvolgere l'Accademia di Belle Arti, naturalmente con il supporto e collaborazione dei docenti, ovviamente. Però i ragazzi hanno dato quello sprint, quella visione nuova, che spazza via del tutto gli stereotipi legati a questo particolare repertorio. E con la scenografia digitale, perché questa è la nostra scelta principale, rinunciando quindi agli elementi di scena, come possiamo immaginare che siano quelli delle scenografie tradizionali, ma puntando tutto sul digitale, crea un'ambientazione del tutto nuova, moderna e accattivante.
mondo del teatro musicale di oggi è un mondo che risente molto della tecnologia degli altri mezzi di informazione come i social, Facebook, Instagram, risente molto del culto dell'immagine che c'è in questo nostro tempo. E quindi bisogna, per far arrivare questo mondo del teatro musicale nato così tanto tempo fa, bisogna in un certo senso aggiornarlo ai gusti di oggi. Aggiornarlo ai gusti di oggi perché è un patrimonio talmente meraviglioso che anche i giovani di oggi devono incontrarlo. E per poter favorire questo incontro dobbiamo aggiornare appunto il teatro musicale. Aggiornare vuol dire usare anche le moderne tecnologie della scenografia digitale, senza nulla togliere alla scenografia tradizionale, però questo ha un fascino in più. Soprattutto possiamo anche aggiornarlo a livello di abiti, a livello di ambientazione, a livello di recitazione, a livello di dinamismo scenico. E credo che proprio il repertorio degli intermezzi, come anche l'opera buffa, regga benissimo questo tipo di attualizzazione e possa dare dei risultati molto, molto pregevoli, molto interessanti e che possono anche, come dire, indicare la strada per quello che può essere il teatro di domani. Un teatro di domani, noi vedremo in scena e anche dietro alla scena tutta una serie di giovani. Com'è stato avere a che fare con questi giovani talenti che magari non hanno l'esperienza necessaria per poter capire esattamente di cosa stiamo parlando? Ma secondo me l'operazione di Barocco Europeo, con il quale collaboro per la terza volta, è un'operazione straordinariamente encomiabile. Perché tanti parlano dei giovani, tanto parlano della necessità di dare fiducia ai giovani, però una cosa è parlare, una cosa è mettere in pratica questi desideri. E i giovani hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di occasioni professionali, hanno bisogno di guide professionali per inserirsi in un percorso artistico non facile. Non è mai stato facile lavorare nel campo artistico, però oggi come oggi è ancora più difficile. Quindi i giovani possono dare, i giovani di talento intendiamoci, possono dare tutto, l'importante è che siano guidati bene, possono dare dei risultati esattamente come i grandi professionisti, perché si tratta non di giovani sprovveduti ma di giovani professionisti e soprattutto questo repertorio antico, seicentesco, settecentesco, anche da un punto di vista della tecnica vocale, gli permette di dare i migliori risultati. L'anno prossimo abbiamo intenzione di allestire ACI, Galatea e Polifemo, che è una serenata, la prima serenata del 1708 di Handel in italiano, con questi tre personaggi. È una serenata, quindi non è un'opera. Quindi l'ambientazione registica dovrà tener conto di questo e immaginare quello che in realtà il repertorio non suggerisce. Ma è una sfida in più e credo che sarà una interessante occasione di lavoro. Questo per il 2023. Nel 2024 invece abbiamo intenzione di allestire di Piccinni un'opera giocosa con quattro personaggi, però non vi dico il titolo perché intendo suscitare la vostra curiosità.